Siamo ai corsi della Gitronic Robotics di Padova, sono l'ingegner Marco Gottardo. Questa sera abbiamo realizzato un sistema di controllo per il momento a singolo asse per un motore stepper, controllando il motore con questo drive facilmente reperibile in internet. Il modello è un M542T, ma esistono molteplici varianti che hanno tutte le stesse funzionalità e modi di collegamento al sistema di controllo. La CPU a cui ci collegheremo è una 1211C, cioè l'entry level, con poco I/O disponibile, ma già su più che sufficiente per controllare fino a 4 canali PTO. L'allievo Carrera, che si è iscritto ai corsi di programmazione avanzata, spiegherà come ha proceduto per realizzare un sistema a controllo con profilo trapezoidale della rampa di marcia. Buonasera, stasera con il ingegner dottor Gottardo abbiamo cercato di creare una rampa in salita in un certo tempo, poi un mantenimento di un certo livello e poi alla fine di fare una decelerazione di un certo tempo. Poi abbiamo creato un generatore di rampa di tipo ton, poi un settore di accelerazione. Le abbiamo dato range con tre tipi di flag: un flag di accelerazione, un flag di mantenimento, e poi abbiamo fatto un flag di frenatura. E poi abbiamo girato la rampa in salita con un move che l'abbiamo passato alla nostra, diciamo, norme X e scale X, dove ha fatto tutto il procedimento di scalatura e l'ha passata alla nostra PTO, che dalla quale escono il segnale per poter generare le rampe sia in salita che nel mantenimento che in discesa. Vediamo come sono realizzate. Sentiamo anche dal rumore come vengono eseguite le rampe. Ora siamo in mantenimento, a cui seguirà la rampa di discesa. Poi abbiamo mandato in loop ciclico. Ora vediamo come si riattiva il sistema. Facciamolo ripartire da qui. Ok, mettiamoci in visualizzazione delle variabili. Eccolo qui. Questa è l'inversione della rampa. Vediamo che qui si è riavviato. Siamo nella fase di mantenimento del profilo trapezoidale e comincia la rampa di discesa. Quanto abbiamo visto possiamo trovarlo nel libro di testo Let's Program PLC 100 esercizi svolti alla pagina 215. C'è un ampio capitolo riservato a questo tipo di drive. Qui abbiamo il collegamento con la CPU e il collegamento con le fasi del motore, delle tabelline che ci mostrano le caratteristiche elettriche di questi drive, i collegamenti in funzione di come vogliamo che agisca in logica diretta o in logica negata, o meglio PNP o NPN, il collegamento tra PLC e ingressi optoisolati del drive, i kit disponibili in commercio per realizzare sistemi multiasse, oppure le varianti per i motori brushless piuttosto che gli stepper. Vediamo che hanno disponibili le uscite UV, W. Dopodiché la possibilità di creare dei piccoli pantografi a tre assi e tutto il software per la gestione minimale e il comando di base per il controllo PTO che ci permette di modulare la frequenza degli impulsi. I corsi sono sempre attivi e i libri che sono adottati sono aggiornati all'anno 2022.
disponibili su Amazon, facilmente rintracciabili tramite l'ISBN che vediamo qui. Grazie per l'attenzione. Grazie, buona serata.